Iniziamo le razze da ferma con un Weimar Runner. Curza. Pointer. Setter Gordon. Bracco ungherese a pelo duro. Bracco ungherese a pelo corto. Setter irlandese. Setter irlandese rosso bianco. Ed Espagnol Breton. Abbiamo già la preselezione per il Weimar Runner, per cortesia si viene avanti sul primo bollo, il Kurzar, il Setter Gordon, il Setter irlandese, rosso mogano, il Setter irlandese, rosso bianco e l'Espagnol Breton. Stiamo vedendo intanto la sfilata di queste razze del gruppo 7, razze da ferma, quindi cani da caccia. Abbiamo visto Weimar Runner, il bracco tedesco a pelo corto, Kurzar, Setter Gordon e ho la volta ora dei Setter irlandese che abbiamo rappresentati nelle due varietà di mantello che sono il rosso mogano che state vedendo muovere in questo istante. Intanto per cortesia possono aggiungere il pre-ring anche i migliori soggetti di razza del nono raggruppamento che sono le razze da compagnia. Quindi vediamo anche il setter irlandese rosso bianco. Ed infine l'Espagnol Breton. Al terzo posto l'Espagnol Breton. Al secondo posto il Weimar Runner.
E al primo posto ci fa un giro di ring il vincitore, il Kutsar. Che boato lì dietro, tutti i parenti si è portato, eh? Tania, ecco, adesso ci sono stati i cani da ferma, però tu al guinzaglio hai tutta un'altra tipologia di cani, per cui mi sento di dire, ti piacciono i cani sul podio? Sì, 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 mi piacciono molto, mi piacciono tutti i cani in generale, comunque i cani da caccia li conosco perché abito in un ambiente agricolo, quindi ce ne sono tantissimi e sono veramente belli, poi hanno un carattere stupendo, quindi... Sì, sono d'accordo, io allevo cani da ferma, quindi posso confermare che sono cani dal carattere molto dolce. E la tua passione nei confronti del cane risale a tanto tempo? Raccontaci un po'. Sì, sì, da sempre. Avevo 3 anni...